Partiamo con lui oggi. Benvenuti a 3 dischi in 3 minuti. Bruno Mars in sottofondo con The Lazy Song. Quindi viaggio nel mondo del reggae. Ci sono altri due artisti pazzeschi oggi che suonerò. Però volevo pensare a questa cosa. Il concetto della canzone pigra, e quindi pigrizia, associato al reggae, secondo me ci sta. Il reggae è un dimezzamento dei BPM rispetto a una traccia house o techno, quindi più slow, più relax, più chill, eh? Quindi il concetto pigrizia, nel senso, aspetta, quella cosa magari la faccio tra un attimo, mi riposo, ci penso meglio, la faccio lentamente e così uscirà meglio, sono sicuro, no? Mi seguite? Vedo qualcuno non convinto, ma secondo me sì, dai. Rallentiamo un pochettino ancora. Tutto live. Bombastico, romantic, fantastico, lova. Reggae, reggae, reggae. Shaggy. Mista lova, lova. Mista lova, lova. Abbiamo ulteriormente rallentato il battito. Lova, lova. Siamo a 81,77 bpm. Roba tecnica. Secondo Mista Bombastico. Fantastic. Ma proprio perché ce la godiamo, guarda, ho la pelle d'oca sotto la pelle. Shaggy, Bombastic. Fu anche colonna sonora di un famosissimo spot della Levi's in pubblicità. E Shaggy appunto viene da Kingston, nasce in Giamaica, si sposta poi in New York, dove perfeziona, appassiona il suo talento musicale e viene riconosciuto in tutto il mondo per questo suo modo di cantare inconfondibile, unico. Ring my bell and I can take rich. Dai, dai, un giro. So you tell me go to well, I'm bombastic. Tell me fantastic. Touch me on my box, it says I'm Mr. Passiamo al numero uno. Tell me fantastic. Touch me on my box, it says I'm Mr. Boom. Ci siamo. Bombastic. Tell me fantastic. Touch me on my box. Tutto live, sono tre numeri uno, ma lui è il re del reggae. Signore e signori, Bob Marley. Questa è Could You Be Love? Ah. Allora, ho visto il film documentario su Bob Marley. Bello? Lui è un grande, non devo raccontarvi niente, però mi è rimasta impressa questa frase, no? Che lui dice... Oltre a portare ovviamente il messaggio di uguaglianza, fratellanza, amore e rispetto per tutti là fuori, e dice proprio: fino a quando ci soffermeremo a guardare il colore della pelle rispetto a quello degli occhi, saremo sempre nello stesso limbo, ci sarà sempre una guerra là fuori. Ciao, grazie.